Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è giovedì 3 febbraio 2011 e vedete bene il titolo del video: Isabella Ferrari e la dignità delle donne. Questa è l'attrice italiana Isabella Ferrari. Vedete che bella signora che è? Bene. E il caso vuole che io questa sera, perché adesso siamo già alle ore 21, questa sera, verso la fine del TG3 delle ore 19, il caso vuole che io abbia ascoltato, le parole di questa bella attrice, Isabella Ferrari, che è anche mamma. Mi pare che abbia non so quante, due figlie, perché ha parlato al plurale delle proprie figlie. E dice che anche lei manifesta con le altre, tante altre donne che stanno, intendono manifestare contro il degrado morale delle donne italiane a seguito delle note vicende della villa di Arcore. Vicende di cui io ho avuto occasione di parlare nel mio video intitolato I fantasmi di Arcore. Ricordatevelo, il video è intitolato I fantasmi di Arcore. Ora, questa bella signora, questa attrice italiana, Isabella Ferrari, la quale in coda al TG3 di questa sera, delle ore 19 di giovedì 3 febbraio 2011, e ha detto, questa bella attrice, questa bella signora, appunto, ha detto che lei intende unirsi al coro di tutte quelle donne che intendono tutelare la dignità delle donne italiane, umiliata. Questa dignità umiliata dal comportamento di tutte quelle ragazze che, diciamo così, frequentano la villa di Arcore, ergo umiliata dallo stesso Premier. È un progetto ampiamente condivisibile, se non che viene spontaneo dirsi alla romana: Au, ma vedi da dove viene la predica? Che sapete cosa vuol dire, no? Quando uno si meraviglia e dice: senti un po' da dove viene la predica, senti un po', senti un po'. E allora io vorrei tanto in questo momento farvi vedere il libro, il frontespizio, la copertina della celebre opera del povero Friedrich Nietzsche. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Genealogia della morale, dove gli si parla della malafede, del ressentiment, di risentimento, malafede e risentimento. Guardate questa bella signora qua, Anvedia, oh, da dove viene la predica, vedi. E il fatto sta appunto che oggi è. Dunque, questa signora, ripeto, dice che lo fa non solo per se stessa, ma anche per le sue figlie. Ha parlato al plurale. Allora io vorrei ricordare a questa bella signora: ma lei, bella signora, attrice Isabella Ferrari, dove era 3 anni fa? Dove era 3 anni fa, quando girava il film no, il film Caos Calmo, il film Caos Calmo, e dove veniva ripetuto l'episodio del coito anale? È lo stesso episodio che aveva reso famosa la regista, mi pare, Romy Schneider. Che tra l'altro è morta proprio oggi, guarda tu le combinazioni, no? Romy Schneider, Tango a Parigi, Ultimo Tango a Parigi, mi pare che fosse del 1972, uno dei protagonisti con Romy Schneider era Marlon Brando, c'era il burro perché c'era un coito anale nel 72. Beh, nel 72 un coito anale al cinema poteva anche fare scandalo, poteva richiamare al botteghino tanti utili idioti, va bene, ma
Ma il film Caos Calmo è di 3 anni fa, del febbraio del 2008, febbraio del 2008, e non avrebbe dovuto richiamare utili idioti ai botteghini, perché ormai su internet noi di coiti anali ne abbiamo, e quanti ne vogliamo ne abbiamo su internet, senza dover neanche andare al botteghino. Senza, bene, e questa signora, questa bellatrice, Isabella Ferrari, mamma di, credo, un paio di figlie, perché ne ha parlato al plurale, e beh, per far quattrini e per far parlare di sé, per far parlare di sé, come fa adesso Ruby Rubacuori, no? E le altre, e beh, per far parlare di sé, non ha mica esitato a prendere il ruolo di una donna che si fa allegramente sodomizzare. E sodomizzare, cari amici, e io ne ebbi a parlarne di questa faccenda in questo mio video del guarda caso, del 2 febbraio 2008, 3 anni fa esatti. 2 febbraio, lo vedete, cari amici? Vedete? Lo vedete? È 2 febbraio 2008. Le vedete? 167.195 visualizzazioni, che non lo so neanche io come abbia fatto questo video a prendere tutte queste visualizzazioni. Vedete qua? Coito anale, caos calmo. Vedete, cari amici? Io ho parlato di quel film là, Caos Calmo. Caos Calmo, l'attrice protagonista era questa bella signora, ricca di sentimenti profondi, Isabella Ferrari, e poi c'era anche un protagonista di cui non ricordo ora il nome, va bene, e appunto i giornali, prima ancora che il film andasse nelle sale cinematografiche, avevano già cominciato a parlare i critici cinematografici del coito anale. Su tutti i giornali d'Italia si parlava del coito anale. Ah, Nanni Moretti era il coprotagonista, quello che doveva fare il coito, quello che si dice abbia fatto il coito anale con questa bella signora. Allora io dico, ma dov'era lei, bella signora, attrice Isabella Ferrari, con 2 figlie, ritengo, dov'era allora quando lei... Tutti i giornali dicevano che il film Caos Calmo era famoso, sarebbe diventato famoso tra gli utili idioti per via del coito anale che lei subiva da Nanni Moretti. E poi si diceva nelle critiche cinematografici, è un coito anale vero, un coito anale vero, vero. Ma che 3 anni fa... Le sue figlie non sapevano leggere e scrivere, non sapevano leggere e scrivere, bella signora che guarda tanto lontano, chissà dove guarda, lontano, vedete, vedete? Guardare lontano è una posa magica, vedete, cari, vedete, vedete? Dove erano le sue figlie, cara Isabella Ferrari, quando tutti i giornali dicevano che Isabella Ferrari, cioè la loro mammina, lo prendeva di dietro, faceva un film di cui si diceva solo che c'era un momento in cui la protagonista lo prendeva di dietro, e non c'erano allora le sue figliole. Non aveva paura lei, bella attrice Isabella Ferrari, della moralità delle sue figliole? E le sue figliole venivano a sapere che era la mamma che lo prendeva di dietro, e attualmente, 3 anni dopo, le sue figlioli verranno a sapere che sono delle altre che lo prendono di dietro, ma eventualmente, ma è ben diverso sapere che la mamma lo prende di dietro pubblicamente poi, e che si esibisce a tutti gli utili idioti che vanno a spendere i soldi al botteghino. E beh, si è già dimenticata? Cara signora Isabella Ferrari, di Caos Calmo e del coito anale tanto strombazzato a destra e a sinistra con Nanni Moretti? Ma non si vergognava allora lei? Non ci pensava alla morale delle sue figlie, che avevano una mamma diventata famosa
in Italia per averlo preso di dietro e di averlo strombazzato ai 420 che lo prendeva di dietro, perché i critici cinematografici in pratica si sono fermati solo su quell'episodio lì, che è tratto da un grande romanzo. Il grande romanzo non era un grande romanzo per quell'episodio lì. Ma i critici cinematografici e l'industria cinematografica del film ha detto solo questo, coitonale, coitonale. Ma che simpatica signora, ma Dio, 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 che correttezza, che dirittura morale, che questa sera l'ho sentita dire che lei protesta contro il degrado morale cui devono assistere le donne italiane, lo fa soprattutto per le sue figlie, capito? Per le sue figlie. E io la invito questa simpatica signora Isabella Ferrari, che lo ha preso di dietro nel film Caos Calmo, magari di andarselo a rivedere questo film, cioè questo video di Serafino Massone. Dico rivedere, perché lo so, io lo so che questa signora, questo mio filmato l'ha visto. Perché gli amici del tempo mi dissero che lei se n'era lamentata in televisione e aveva detto che si era lamentata del mio video, perché io dicevo che nel film lei lo prendeva di dietro. Ma come? Se già tutti, io ho fatto questo video basandomi sulle critiche cinematografiche dei più grandi quotidiani italiani, ed erano le critiche cinematografiche dei più grandi quotidiani italiani che dicevano che lei lo prendeva di dietro. Dice che se avesse potuto con un colpo di telefono, lei lo faceva togliere questo video. Eccolo qua il video, sta qua e adesso sta veleggiando verso le 200.000 visualizzazioni. Si vede che c'è ancora qualcuno che se lo guarda. Va bene? Ecco qua, eccola qua, cari amici. Io ho sempre parlato della doppia, duplice, triplice, quadruplice, quintuplice morale che c'è in patriarcato. Eccolo qua, cari amici. Adesso lei fa la puritana, capito? Dimenticandosi di averlo preso di dietro. È pure a pagamento perché ha fatto l'attrice. Non si può neanche dire che l'abbia fatto per amore, perché faceva l'attrice, faceva. Vabbè, vedete che dopo 3 anni, io penso, cara signora Isabella Ferrari, che 3 anni fa le sue figliole fossero capaci di intendere di volere, che fossero capaci di leggere e di scrivere, vero? E avranno letto i giornali, no? Avranno letto i giornali dove diceva la loro mammina faceva la versione cinematografica del romanzo Caos Calmo e c'è una scena dove lo prendi di dietro. Ah, che mammina, che mammina. A confronto quello che ha fatto, che sta facendo Rubi, è nulla. E niente, dopo 3 anni ci siamo già dimenticati, vero? Vogliamo sempre essere, come si dice, sempre essere lì in televisione. O si è in televisione o al cinema perché lo si prende di dietro, o si è al cinema o in televisione è perché si va a parlare male di quelli che lo prendono di dietro. In un modo o nell'altro si vuole sempre apparire. Guardatela qua, guardate che sguardo. E chi va a pensare che questa, pur di stare sulla cresta dell'onda, l'ha preso di dietro? Ed era tutta contenta, pure tutta contenta che i critici cinematografici si fermassero su quell'unica parte del film. Il resto non esisteva. E bisogna far leva sugli utili idioti, no? Gli utili idioti sono quelli che vanno al botteghino a pagare per vedere questa monnezza. Hai capito? Io dissi, e questa è la rivoluzione marxista. E la rivoluzione marxista è insegnare alle famiglie italiane che c'è il coito anale, capito? E così bisogna pagare per avere questi insegnamenti, andare al botteghino e pagare, capito? Ecco, cari amici, esattamente 3 anni. Questo mio video è del 2 febbraio 2008. Questo mio video è del 2 febbraio 2008, vedete? Coito anale caos calmo, circa 170.000 visualizzazioni. E il TG3, dove ha parlato questa simpatica signora Isabella Ferrari, ha parlato in nome della morale, e oggi, sono passati, oggi è il 3 febbraio,
febbraio 2011, e oggi pure, poveretta, è morta pure la Maria Schneider, quella che fece il film Ultimo Tango a Parigi, Ultimo Tango a Parigi, col burro, il burro, l'allombrando che col burro, fai poltronare col burro, capito? E loro ci hanno riprovato, Nanni Moretti e Isabella Ferrari hanno detto, ha fatto tanto scalpore il film con Marlon Brando e Maria Schneider, Ultimo Tango a Parigi col burro. E prendiamo il romanzo Caos Calmo, dove c'è un coito anale, e facciamolo pure noi. È solo che tra i due film erano passati 20, 25, no, una trentina d'anni, e in quei 30 anni tutto il mondo era stato invaso dal web, dove dei coiti anali ce ne sono dei coiti anali integrali, poi. E non devi neanche pagare il biglietto al botteghino, non devi neanche fare l'utile idiota al botteghino, hai capito? Per dar da mangiare a queste belle signore che lo prendono di dietro. E nel momento in cui lo prendono di dietro come attrici, e tutti ne parlano, i critici, ma non si dimenticano però che hanno delle figlie da educare, capito? Il patriarcato, beh, cara, se lei vedrà, se lei, bella signora che l'ha preso di dietro, se vedrà questo video, si ricordi di leggere questo romanzo. Ci ricordi di leggere questo romanzo, La stirpe del serpente, dove si parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato. E dove del matriarcato si dice appunto che ce l'ha duplice, triplice, quadruplice, quintuplice morale. Ecco, cari amici, ora io vi lascio andare a dormire ricordandovi che esiste questo video. Pensate voi, del 2 febbraio del 2000, 2 febbraio 2008. Eccolo qua, vedete? Coitonale, Caos Calmo, Carta Barra e Villan Dorme. E c'è quel video lì, che oggi, 3 febbraio 2011, questa simpatica signora attrice Isabella Ferrari, mamma dice di due ragazze, ha dichiarato che anche lei vuole protestare contro il degrado morale cui sono condannate le donne italiane a seguito delle vicende di Arcore. E sulle vicende di Arcore io, Serafino Massoni, ho fatto un video intitolato I fantasmi di Arcore. Va bene? Ah, la duplice, la triplice, la quadruplice, la quintuplice moralità che c'è in patriarcato, eh? Prenderlo di dietro pubblicamente 3 anni fa e oggi presentarsi come diciamo così, diciamo protagonista della dignità delle donne, perché era essere protagonista della tutela della dignità delle donne 3 anni fa, vero? Prenderlo pubblicamente nel di dietro nel film Caos Calmo, eh? E io penso, cara signora, che 3 anni fa le sue figlie fossero capaci di intendere, di volere, di leggere, scrivere e far di conto, e che quindi sapessero che la mamma faceva queste belle cose. Altro che rubi rubacuore. Va bene, va bene. Esiste sempre il grande saggio di Friedrich Nietzsche, Genealogia della morale. Andatevelo a leggere, cari amici, andatevelo a leggere, così li capirete meglio i miei video. Va bene, va bene. Grazie se mi avete ascoltato in questo video serotino. E a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.